Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, sono lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Pace a voi. Dove arriva Gesù, nasce la vera pace. Dove si vive insieme per ascoltare la sua parola e lì si rende presente. E li ama ciascuno in modo unico, ci sa compatire e se ci rimprovera lo fa con amore. Ci conosce profondamente, perciò ci fidiamo di lui e gli saremo obbedienti. San Tommaso riceve la pace dopo il rimprovero. In questo ci è di esempio con la sua umiltà. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché tu sei la nostra pace e vuoi che anche noi, vivendo in te, siamo in pace con Dio e con i fratelli. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore Gesù. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo. Benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, dare l'acqua per purificarle, benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente, benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute, benedico la casa, la famiglia e i figli, benedico i tuoi cari vivi defunti, la macchina, il posto di lavoro, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi e imprima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi e imprima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo comunichi e imprima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, arricchita e abbellita di ogni bene e virtù, sia la tua anima. E per intercessione, la Beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa, e la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, appoggia il tuo coraggio sul mio. Ricordati bene che da te stessa tu non sei nulla. Allora puoi prendere la bella abitudine di essere insieme, sempre insieme con me. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà. Fiate sempre. Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi.